partita zemaniana che si è conclusa con un risultato pirotecnico. Il mercato, dopo la prima sconfitta nella prima uscita delle Derioni, è uscita sconfitta contro la Ferruccia, ma questa sera ha fatto la voce grossa contro la Vacchereccia, che si impone per 4-2. Ottima prestazione collettiva per i ragazzi di Emiliano Bartolini. Una Vacchereccia che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo nella ripresa, dopo un primo tempo quasi nullo per la formazione di Tommaso Gorgeri, ma la qualità espressa questa sera dal mercato è stata superiore all'avversario. Tiro di Matteo Giusti deviato, che beffa l'incolpevole Giusti, e il mercato è in vantaggio al secondo minuto di gioco. Mercato 1, Vacchereccia 0. Azione personale di Matteo Rinaldini dalla tre quarti, che prova la conclusione, che fa la barba al palo vicinissimo al raddoppio Rione Mercato. Risultato ancora invariato sull'1-0. Gran palla di Matteo Rinaldini che serve e mette a tu per tu da Rinaldini con Giusti. Giusti riesce a intercettare la sfera, il pallone rimane nei paraggi dell'area di rigore, prova Matteo Rinaldini la conclusione, ribattuta sulla linea dalla difesa della Vacchereccia, ma ancora Matteo Rinaldini che prova la conclusione, questa volta il pallone entra in porta per il 2-0 del mercato. Attenzione, punizione di Edoardo Bastoggi, prova la conclusione direttamente in porta, pallone che esce d'un soffio. Vacchereccia vicino ad accorciare le distanze sulla punizione di Edoardo Bastoggi. Assist di perna per Tasselli, Tasselli prova la conclusione in diagonale, pallone che esce d'un soffio. Mercato vicinissimo alla terza rete. Grande azione di Rinaldini sulla sinistra che va via, prova a mettere la palla in mezzo, colpo di testa Tasselli, pallone che esce d'un soffio sopra la traversa. Ancora un'occasione per il mercato che sfiora la terza rete. Calcio d'angolo per la Vacchereccia, se ne va alla battuta Edoardo Bastoggi, cross in aria, colpo di testa di Marco Gorgeri che accorcia le distanze per la Vacchereccia. Quindi il risultato, quando siamo al terzo minuto della ripresa, è cambiato, la Vacchereccia accorcia le distanze. In entrato Cecchi Lorenzo, prova la conclusione dalla tre quarti, pallone che esce d'un soffio, Vacchereccia vicino al gol del pareggio con Lorenzo Cecchi. Matteo Rinaldini dentro l'area, attenzione, mette in mezzo per Tasselli, Tasselli ha tutto il tempo a stoppare e mette dentro per il 3-1 del mercato, quando siamo all'ottavo minuto di gioco della ripresa. Il mercato segna la terza rete con Andrea Tasselli. In entrato Giannoni, prova la progressione, palla al piede, entra in area, prova il tiro, pallone che esce d'un soffio sopra la traversa, mercato vicinissimo alla quarta rete. Barni sbaglia il disimpegno, ne approfitta Damiano Rinaldini che si invola verso la porta, prova la conclusione a tu per tu con Giusti, bravo il portiere della Vacchereccia a evitare la quarta rete del mercato. Mercato comunque vicinissimo al poker. Ottimo spunto di Giannoni dalla destra che mette in mezzo per Damiano Rinaldini che a porta vuota mette dentro il gol del 4-1 per il mercato. Un attimo prima aveva sbagliato un'ottima occasione per il poker, adesso l'ha messa a segno. 4-1 per il mercato quando siamo al 23esimo gioco del secondo tempo. Quando siamo al 25esimo minuto di gioco della ripresa, il direttore di gara ha concesso il calcio di rigore per la Vacchereccia per atterramento in area di Edoardo Bastoggi. Lo stesso Bastoggi si incarica della battuta dagli 11 metri che batte Canugi, che aveva intuito la sfera, ma entra in porta ugualmente per il 4-2 per il mercato. Azione di Alessio Fantacci che prova la conclusione della tre quarti, Canugi devia in angolo, occasione per la Vacchereccia quando siamo all'ultimo minuto di recupero della partita, occasione per accorciare ulteriormente il distacco di 4-2 che si è imposto il mercato sulla Vacchereccia.